Salve da Senigallia, la famosa spiaggia di velluto che ospita gli juniores, corridori di 17 e 18 anni per il 19° Gran Premio Liberazione Città di Senigallia. Patrocinio del Comune di Senigallia, organizzazione dell'Unione Ciclistica Olimpia, IPS Corriere Espresso, Cerioni Elettrodomestici, Marocchi Cicli, Sartini Impresa Costruzioni, Michelini Piacere di Stirare. A supportare la manifestazione, di cui ammiriamo il bel Montepremi, è la Banca delle Marche, la Elf Gas Italia. 70 iscritti, 65 gli atleti al via, 10 le formazioni rappresentate. Corridori che provengono dalle 4 province marchigiane, dal Veneto e dal Trentino. L'area della rotonda a mare saluta i corridori. Il ritrovo è fissato presso il ristorante, pizzeria, gelateria Rotoloni sul lungomare Marconi. Bellezze in spiaggia e corridori pronti ad affrontare la manifestazione, la quale è impostata sul discorso della kermesse per la prima parte. Veloce anello di 2800 metri da moltiplicare per 28 per i primi 80 chilometri circa. In mostra è Senigallia, la Senigallia turistica, lungomare Marconi, lungomare Alighieri, via Dalmazia, il noto Ponte Rosso, via Podesti, l'Adriatica, via Leopardi, corso 2 giugno, porti Cercolani, via Perilli, sottopasso Bovio ed ancora lungomare Marconi a costituire le tappe del circuito iniziale. 100 veloci chilometri all'inizio, ondulati nel finale. Vero manifesto pubblicitario del centro senigalliese nel gioco della toponomastica. Gli ultimi 20 chilometri porteranno i corridori da lungomare Ponte Rosso sull'Adriatica, poi a Marzocca, quindi i 7-8 chilometri di salita attraverso Montignano, che ospita il GPM Castellaro San Silvestro con il tetto piantato su Sant'Angelo di Senigallia, ovvero si ripercorre a ritroso il tracciato della crono del Giro d'Italia Professionisti del 1993, era il 2 giugno quando si impose Sua Maestà Miguel Indurain. Dopo il tetto di Sant'Angelo giù in discesa per ritornare a Senigallia, viale 4 novembre sottopasso Penna e lungomare Marconi. Iniziata la competizione, bel sole, ventilazione robusta, spettacolo completo. A Vasco Molinelli la direzione di gara. Danilo Bastianelli è presente anche egli sull'ammiraglia. Informazioni curate da Gaetano Gazzoli e Michele Iacevic. Giuria costituita da Gianluca Cinesi, Mario Vitali e Franco Brunetti. Immagini di Stefano Fazzini, al montaggio Paolo Pennesi. Il nostro autista è Tommaso Breccia, al microfono Umberto Martinelli. In testa agli organi di stampa il Corriere Adriatico, il quotidiano del ciclismo marchigiano. Gioco ad eliminazione. Gli squadroni, anzi lo squadrone, conquista il proscenio. Infatti i più temuti sono i veneti di Trentini, che militano in due formazioni che poi sono una sola, essendo queste due scuderie gemellate. L'Utensil Nord con il ramo veneto ed il ramo trentino rappresenta infatti la vera multinazionale di questa kermesse. Le squadre marchigiane cercano di attrezzarsi per contenere l'invasione extra regionale. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo una serie di proiezioni a lunghi con Carancini del Mengoni a provare per primo, 4 minuti e 5 secondi per percorrere il primo giro, ancora scaramucce, varie scivolate, sempre all'altezza della stessa curva che riporta i corridori sul lungomare. Rogante e Tamburini tra gli uomini in luce, poi Sverilli, Basso e Garofoli, traguardo volante il primo della serie, Gobbo su Ronzani e Zannoni. Il mare di Senigallia che ricorda tutti i bei momenti che Senigallia offre nella stagione estiva, la quale gioca d'anticipo già infatti moltissimi coloro che si godono il sole senigalliese. 11 uomini a scrivere la storia della gara in questo momento: Cortiana, Gobbo, Novello, Zannoni, Filippucci, Righetto, Carancini, Mancinelli, Zanoni, Ronzani e Falappa. Diventano 13 all'altezza della 14ª delle 28 tornate veloci d'apertura.
Novello, Modena, Zanoni, Strapazzon, Cortiana, Coletto, Zannoni, Gobbo e Righetto fanno parte della stessa formazione, l'Utensil Nord con i suoi due rami, quello veneto e quello trentino. Quattro i marchigiani, Mancinelli della Fanese, così come Filippucci, e i due ragazzi in maglia bianca del Mengoni USA a Campocavallo, Matteo Cola e Polita. Il gruppo perde tornata dopo tornata. Chi non entra in questo gruppetto in tempi brevi rischia di rimanere tagliato fuori. Varie le scivolate, lo stesso Strapazzone è andato per terra all'altezza della quattordicesima tornata. Ritornato in sella, si è poi aggiudicato il traguardo volante alla fine del diciottesimo giro. Rimangono in quattro quando siamo alla chiusura della kermesse d'apertura e si va ad affrontare il tracciato ondulato. Cortiana, Gobbo e Righetto hanno le casacche bianco-rosse dell'Utensil Nord Sant'Orso, provincia di Trento, con la maglia bianca e Polita del Mengoni USA Campocavallo. I numeri: Cortiana 27, Gobbo 28, Righetto 31 e con il 45 Polita. Gli altri ex compagni di fuga sono rimasti indietro, anche penalizzati da un errore di percorso. Prima della frattura del troncone dei 13, rimasti poi 4 davanti e 9 dietro, inseguimento di Capponi, bocciato. Reazione di Vissani e compagni della Recanati Alti Cantarini, bocciati, nulla da fare per Perticarini, poi aiutato da Notarangelo e Garofoli, ultimo generoso, corsi da solo dietro i 13, poi rimasti 4, poi rimasti 3. Ha perduto contatto Gobbo, troviamo Cortiano numero 27, Righetto 31 e Polita con il numero 45. Montignano ospita il Gran Premio della Montagna, tre atleti all'attacco, Gobbo rimasto indietro ma non di schianto. Eccoci al Gran Premio della Montagna, il gruppo tagliato fuori a più di 3 minuti, a 2 minuti abbondanti sono tutti gli altri ex compagni di fuga, quelli che facevano parte del nucleo dei 13 battistrada. Montignano saluta, Cortiana numero 27, Righetto 31, Polita 45 e il marchigiano che va ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna, provando a scrollarsi di dosso la compagnia della formazione Veneto Trentina. Polita primo, Righetto secondo, Cortiana terzo. In precedenza l'ultimo traguardo a premio era stato conquistato da Coletto. Polita, Righetto e Cortiana, più indietro Gobbo, poi c'è il terzetto a 2 minuti costituito da Coletto, Modena, Zanoni, quindi Matteo Cola. Francesco Polita prova e riprova, è 17enne, atleta al primo anno nella categoria juniores, gli altri sono invece entrambi 18enni. Polita salito alla ribalta in modo particolare l'anno scorso con la vittoria nella classica Coppa Giulianini a Villafranca nel Forlivese. Tre vittorie l'anno scorso quando vestiva i colori del pedale chiaravallese. Gli altri due sono vincenti in modo particolare e veloce Righetto. La morsa del 2 contro 1 rende difficile la vita a Polita. Siamo sul rettilineo d'arrivo, Gran Premio della Liberazione. Il più veloce dei tre è Righetto, il quale è anche il più fresco. Polita però tiene bellamente il proscenio, esce sulla sinistra Righetto che alza le braccia al cielo, così come Cortiana terzo, compagno di squadra del leader. Applausi a Polita, 100 km alla media di 38 e 709, quasi un minuto indietro si trova Michele Gobbo che va ad aggiudicarsi la quarta prestigiosa piazza. Eccolo, 52 secondi di penalizzazione. Ancora lo stesso colore, quello della formazione Veneto Trentina, quinto è Pier Giorgio Coletto a 1.28. C'è un gruppetto ora che va a sprintare per conquistare la sesta piazza, Zanoni, Novello, Strapazzon, Matteo Cola, ancora sinfonia bianco-rossa, Daniele Zanoni anticipa Michele Novello, poi Strapazzon, Cola, decimo Modena, undicesimo Mancinelli, ecco Corsi, dodicesimo. Alle sue spalle Filippucci della Fanese, tra i superstiti Capponi, Zannoni, Laghi, Smerilli, Testa di Ferro, Elia, Silvestri, quindi Battaglini, Raffaello Falappa, Barattini, Bertolini e onore al merito a tutti gli altri sopravvissuti di Giacinto, Breccia, Marini, Gobbo, Garofoli, 65 al via, 28 all'arrivo. L'ordine d'arrivo mentre rigustiamo.